Ma abbiamo con noi anche il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Lino Stoppani. Allora, Stoppani, ha sentito, non so se lei ha sentito Rocco e poi ha sentito... Ho sentito tutta la trasmissione. Fabrizio De Stefani, allora, cosa consiglierà lei ai suoi, diciamo, ai suoi iscritti di mettere l'indicazione scritta oppure di raccontarlo in maniera orale? Beh, è una bella domanda questo, visto che ci avete dedicato un'ora di trasmissione, tra l'altro complimenti, e non è un convenevole o obiettivo di attirare benevolenza, ma è l'espressione sincera, perché quello dell'allergia e di intolleranza è un tema vero. Mi fa piacere che il dottor Luoco abbia già apprezzato quello che è lo spirito anche della ristorazione, andando ad andare oltre gli adempimenti con quel senso di responsabilità che ha percepito nel raccogliere quelle che sono le indicazioni di un presidio su un problema che è vero. Tra l'altro personalmente ho visto anche di situazioni di spavento, per cui certamente è una situazione grave. Tra l'altro, in occasione del Natale abbiamo fatto fare un'indagine mettendo anche una domanda ai nostri ristoratori intervistati su come riterrebbero più appropriato la gestione della sicurezza su questo argomento. Le do un'anticipazione: il 50% dei nostri ristoratori propengono per un rapporto diretto personale di sala cliente. Il 40% invece ritiene opportuna una qualche segnalazione o sul menu per il 24% o con un cartello esposto nel locale, e solo il 10% vuole un'applicazione rigorosa della norma. È chiaro che la FIPE, come già espresso anche Zanon da Venezia, è orientata a semplificare questo atteggiamento, e questa semplificazione vuol dire una sottostima del problema che, come dicevo, è vero. E in questa direzione va, ho già sentito ben esposto in trasmissione, quella che è l'opportunità evidentemente di una responsabilizzazione del ristoratore, ma anche di un comportamento più attivo da parte di un cliente che evidentemente deve farsi portavoce di quello che è il suo problema. Ma io... Prego. Sì. No, chiudevo dicendo che al di là noi abbiamo attrezzato e messo a disposizione del sistema un programma per l'applicazione precisa della norma, con l'estrapolazione poi quelli che sono gli allergeni presenti nei piatti che vengono somministrati. Ma ripeto, la nostra posizione presentata al tavolo del MISE e del Ministero della Sanità, che si è riunito anche questa settimana, è quello di portare una semplificazione con la possibilità di fare la comunicazione oralmente. Il problema è, in questa fattispecie, dimostrare poi di aver trasferito la necessaria preventiva informazione al cliente in caso di problema. E noi su questo proponevamo che nel piano di sicurezza alimentare che ogni ristoratore deve avere, sul capitolo allergie di barre intolleranze, oltre che ribadire la veduta informazione al personale con il richiamo agli ingredienti interessati e ai rischi che questi provocano, dotare il cameriere di una lista di avvertenze da comunicare al cliente sulla falsariga di quello che succede in aereo quando le hostess ti informano su quelle che sono le possibilità, le di menù da fare in caso, sì, di emergenza. Ma io direi che comunque qui emerge che formazione, ma che è importante, perché secondo me anche dotare di un foglio, se poi non è informato il cameriere, secondo me diventa problema. Quindi formazione. Io ancora un radioascoltatore veloce, Fabio da Milano, 30 secondi.